Siamo in compagnia in diretta Facebook dalla sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone con Luca Guadalupi, nuovo centrocampista del Taranto FC 1927. Freschissimo, fresco di arrivo, ma sei tornato a casa perché tu sei di Brindisi. Come ci arrivi? A piedi, con la macchina, con No, l'autobus? no, in macchina, mai. Allora Luca, senti, non parleremo di calcio, quindi con te sarà un'intervista, diciamo, non incravattata. Una delle ultime interviste, c'è stato il terzino del Taranto, Thomas Somme, che ha detto che gli piace spingere. Tu invece? No, io ho un po' più di copertura Ah, lì. tu vai più con la coperta, Certo. è perché sei un playmaker. Tu sei anche fratello di un altro centrocampista che comunque ha fatto anche una buona carriera, Mirko. Com'è il rapporto con tuo fratello e che consigli ti dà? No, abbiamo un ottimo rapporto che va al di là della fratellanza, tra virgolette. Cioè, per me lui è come un papà, diciamo. Ci sentiamo spesso, tutti i giorni, come stai, come non stai, e mi dà consigli, diciamo, dai. Non avete mai giocato insieme? Abbiamo fatto un ritiro insieme a Martina 2 anni fa, solo che lui poi andò via però mai. Che differenza tra te e lui a livello proprio di giocatori? Ma lui gioca un po' più avanti, quindi io magari gioco un po' più dietro, però più o meno caratteristiche simili, dai. Parliamo di te. Come sei al di fuori del terreno di gioco? Un ragazzo, come si suol dire, casa e chiesa, non ho vizi, non ho nulla. Quindi non ti vedremo nei locali di Taranto, niente. Sicuro. Guarda che abbiamo i paparazzi sguinzagliati su Taranto. Sicuramente mi vedrete perché raramente sarò a Taranto perché viaggio, quindi Foto sui social, niente. vabbè, qualcosina sì, dai, Ah, siamo ragazzi, diciamo. infatti. A proposito sempre dell'ambito extracalcistico, io ti sto facendo una bella intervista con una giacca gotica, heavy metal. Tu, musica, come stai messo? Che ti piace? Sono un disastro nel vero senso della parola. Cosa ascolti? Ascolto, no, di tutto, non ho preferenze, diciamo. Neo melodico napoletano. No, 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 no. no. È tipo musica leggera? Sì. Siamo comunque nella Puglia, no? Terra di si mangia bene, si beve bene, soprattutto. Tu tanto sei qui, sei di Brindisi. Il tuo piatto preferito, diciamo, pugliese o anche brindisino o tarantino? Lo spaghettino con le gocce Ah, è il numero uno. favoloso. Un saluto, questo te lo faccio fare visto che tu hai perso un po' l'accento pugliese, come mai? Sono 3 anni che vivo fuori, perciò un po' da tutte parti. Però io un po', visto che ci sarà una rimembranza in te, ti faccio salutare i tifosi del Taranto, magari se conosci qualche frase di dialetto tarantino o in dialetto tarantino, o anche mi suggeriscono dal fuori onda, cioè abbiamo la voce fuori campo, Marco Amatulli, l'addetto stampa del Taranto, o in dialetto tarantino o in dialetto Non brindisino. so se fa piacere ai tifosi tarantini, Vabbè, dai, sul dialetto brindisino. sfizia di tu. No, no, vado normale. Un saluto a tutti i tifosi e che posso dire altro? Mi raccomando, per i tifosi del Taranto, siate buoni, se lo vedete nei locali di Taranto, non lo paparazzate. Mirko, Mirko, pardon, Luca, buon calcio e ovviamente buona permanenza qui a Taranto. Grazie mille e buona serata a tutti.